Benvenuti ragazzi, benvenuti. Dopo un po' di problemini tecnici che ci sono stati oggi, stranamente, di solito non ci sono. Ci siamo, siamo in live. Ditemi se mi vedete, se mi sentite, se mi sentite bene o no. Vediamo un po', vediamo un po'. Io in teoria dovrei vedere da qua la chat, giusto? Sì, riesco a vedere la chat, ottimo. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Buonasera, aspettiamo giusto un attimo che aspetto che il mio team, aspettate che apro un attimo la chat aziendale, aspetto un attimo che il mio team mi dia il via di partire. Intanto come state ragazzi? Oggi è una bella domenica, passata una bella domenica, come va? Ditemi un po'. Io sì, è passata una bellissima domenica, molto tranquilla e tra l'altro ho fatto una passeggiata in un bel posto insieme a un mio amico e quindi molto probabilmente stasera farò una passeggiata sempre lì, piglierò un taxi per andare in questa nuova zona di Dubai, si chiama Creek Harbour, l'hanno costruita da poco, è da qualche annetto, e non l'avevo mai vista in realtà, non l'avevo mai vista, non pensavo ci fossero ancora luoghi che a Dubai non avevo visto. Molto molto bella, molto molto bella, infatti ci andrò a fare una passeggiata stasera con la mia ragazza, ci andremo a bere qualcosa lì, molto probabilmente. Forte e chiaro, bene, mi sentite? Un saluto anche al mio consulente Manuel. Bene, bene Giovanni, bene. Buonasera, buonasera Gabri, sì caldissima, bene, bene Chiara, ottimo, ottimo. Siete caldi ragazzi, vi vedo, state scrivendo un po' di persone. Oggi bella live, diciamo con per l'appunto, vedrete nel corso di oggi e domani ci sarà un vincitore, ok? Penso che l'abbiate già capito se siete in questa live. Attualmente, ciao a tutti, ciao Antonino, ciao Alessandro. Quindi, detto questo, aspettate che vedo subito se è tutto a posto. Intanto io mi preparo. Mi preparo, allora vediamo un po' qua. Ragazzi, ditemi un attimo, un po' di gente in chat, mi dica com'è andata questa domenica che io sono molto curioso. Anche perché voglio sapere come passano normalmente le. Cioè, anche perché in Italia io ci sto poco e ci vengo poco, ormai fate conto 2 settimane ogni 6 mesi, se va bene. E quindi voglio sapere anche un po' come ve la state passando lì. Insomma, a livello di tempo, a livello di se ci sono problemi in Italia, cose, eccetera. Quindi sono curioso se sapete qualcosa. Nel frattempo che io. Se mi volete dire qualcosa nel frattempo che io scrivo. Al team, ragazzi, comunque sì, 2 minutini che partiamo. Che per tutte le persone che se lo stanno chiedendo, stiamo per arrivare, ok? Semplicemente date un attimo di tempo perché ci sono naturalmente il tempo tecnico di poter iniziare senza problemi. Anche perché naturalmente voi siete entrati e siete più caldi, ok? Però vogliamo dare anche tempo alle persone che si erano iscritte all'evento e che vogliono entrare adesso. Fatemi dare un'occhiata che tutto sia a posto anche lato. Vediamo un po' anche su YouTube, da qua, da questo cellulare, così vedo anche se è tutto a posto. Sì, mi vedo a posto, bene, 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 bene. Vediamo un po'. Un po' di influenza, però tutto bene. Ah, ok, Alex, va bene, va bene. E c'è ancora un po' di freddo in Italia? Non lo so, eh. Qui si sta bene, anzi, oddio, un po' troppo caldo, infatti ho l'aria condizionata attiva. Dopo che ho litigato per un po' con le persone che fanno manutenzione in questo building. Io ho quasi finito il corso oggi, quindi una domenica proficua. Ottimo Nina, ottimo Nina. Ti aspetto nelle video interviste della community con i tuoi primi risultati. Stamattina ho svegliato con edizioni straordinarie TG. Eh sì, ho notato purtroppo, Stefano, ho notato che ci sono un po' di tensioni, diciamo. Purtroppo la vita. Il mondo è complicato, purtroppo. Un bellissimo urbex in Sardegna in visita alle discoteche abbandonate. Ci sta Michele, bello. Appena tornato dal lavoro, dopo la live riprendo a studiare il corso. Bravissimo, bravissimo. Ottimo, ottimo. Mi raccomando, sii costante. Ardita, scrivimi in chat come al solito, io sono sempre disponibile. Basta che mi scrivi sul mio profilo Instagram, non qua in live, mi scrivi sul mio profilo Instagram e ne parliamo. Oggi sembrava estate, bene, bene. Molto bene, molto bene. Qui fa caldo, oggi sono andato
amare, amare. Vabbè, quindi c'è una parte del... Bene, bene, dai, almeno c'è caldo anche in Italia. Qui in Svizzera si stava bene a 18 gradi. Top, top. Ah, quindi abbiamo anche un po' di gente della Svizzera. Bene, 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 bene. Allora, ciao, ciao ragazzi, dateci 1 minuto e 30 secondi e partiamo. Ok, c'è stato un problemino tecnico, forse, vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Un po' allora, vediamo un po'. Buonasera, intanto stanno ancora entrando persone, quindi mi raccomando ragazzi, rimanete qua collegati perché chi non è in live naturalmente non potrà domani ricevere in regalo ciò che deve ricevere in regalo, insomma i premi che ci sono, quindi naturalmente importante. Vediamo Gabriele. Con qualche difficoltà, quale possa essere il miglior modo per apprendere per persone come me che non sono smanettone? Ma guarda, Stefano, se sei all'interno della community c'è una persona che ti segue passo passo per ogni problema, hai un'assistenza WhatsApp e un coach che ti segue passo passo per ottenere i tuoi risultati. Quindi semplicemente quello che devi andare a fare, quello che devi andare a fare, Stefano, è qualsiasi problema, contatti l'assistenza, ok? Se hai dei problemi, lato PC non riesci a fare qualcosa, anche se comunque diciamo che, come ben avrai notato, Shopify è molto più semplice di quello che pensi, però siccome magari sei alle prime armi, senza problemi, c'è un coach, lo paghiamo apposta, profumatamente, è un manager della mia azienda, lavora anche in percentuale su store della mia azienda, quindi di conseguenza è la persona più indicata. Settati una chiamata con lui e vi fate le cose insieme. Easy. Oggi caldo pazzesco. Anche qua caldo pazzesco purtroppo. Ho finito la parte Shopify sul corso, ho deciso di ricominciare a creare uno Shopify Pro. Cosa mi consigli? Procedere oppure aspettare il coach? Allora, noi premiamo l'iniziativa, quindi se tu vuoi iniziare già a fare, eccetera, sei caldo, sei carico e vuoi fare, vai, senza problemi. Naturalmente chiedi consiglio sempre al coach il più che puoi e no, non devi per forza aspettare il coach. Più vai avanti da solo, meglio è, ok? Naturalmente, se già con il corso riesci ad andare avanti e sei carico, continua. Poi, logico, quando vuoi far partire veramente il negozio, ti consiglio comunque una consulenza prima di iniziare con il coach per farlo partire al meglio, se no, naturalmente, senza esperienza alle prime armi, è logico che hai bisogno di un affiancamento iniziale con uno dei nostri coach con esperienza. Ciao dalla Svizzera, ci sono un po' di persone dalla Svizzera, ho notato, ci sono un bel po' di persone dalla Svizzera. Dai, allora, vediamo un po', a parte gli scherzi, vediamo un po' se il team mi ha detto qualcosa. Ragazzi, per uno all'inizio, quanto budget secondo te tra costi di partita IVA e prime ads, eccetera? Dipende, dipende. Allora, fai conto che, Marco, non penso sei all'interno dei nostri percorsi se mi fai questa domanda, comunque. Dipende, nel senso che principalmente... ok, mi hanno detto... 2 minuti, ok, perfetto, perfetto. Comunque dalla Svizzera, top. Tante persone, comunque cosa che stavo dicendo? Che mi sono perso. Ah sì, stavo rispondendo a Marco, scusate che stavo leggendo la chat del team, nel frattempo c'ho un occhio, sto diventando strabico oggi. Ti consiglio, guarda, fai conto, lato testing ads, 30, 40, 50 € al giorno in testing e hai testato un prodotto. Con un prodotto l'hai testato ogni 30, 40, 50 € di testing se vendi un prodotto low ticket in Italia, nel settore italiano. Quindi poi fatti i tuoi calcoli. Per quanto riguarda partite IVA è tutto, Marco, se sei all'interno della community c'è un nostro studio legale italiano che seguiva me all'inizio quando ero in Italia, quindi il mio stesso studio legale, consiglio, fiscale legale, ti fa una consulenza gratuita. Se sei all'interno dei percorsi, io ho questa partnership con loro che ti fanno una consulenza gratuita senza problemi in ambito per l'appunto fiscale e legale. Quindi qualsiasi cosa scrivi direttamente a loro se sei all'interno dei percorsi. Per guardare tutto il corso, come bisogna fare? Antonino, basta che vai, scrolli in alto e puoi riguardarlo tutto da capo. Il corso hai accesso a vita, quindi fino a quando non muori puoi accedere e fare login e vederti tutte le lezioni. È aggiornato, quindi tutti i nuovi aggiornamenti saranno aggiunti quando ci saranno aggiornamenti. E niente, quindi basta che scrolli in alto e lo puoi vedere. Se hai problemi a farlo, c'è un'assistenza WhatsApp, ti spiega meglio passo passo. Comunque dovrebbe essere abbastanza semplice, semplicemente...
Ci sono i vari moduli, tu scrolli in alto di nuovo, quindi con il cellulare fai così, se sei dal cellulare, se no dal PC usi il mouse e dovrebbe ripartire. Giornata calda, si continua a studiare per poter partire il prima possibile. Ottimo Matteo, ciao anche io dalla Svizzera. Nel corso aspetta un attimo, ti ho perso. Ecco, si è buggata la chat. Niente, non vedo se è buggata la chat. Perfetto, anche su YouTube ogni tanto ho questi problemi. Benissimo. Niente, non lo riesco più a vedere. Mi avevi scritto qualcosa, ma non lo leggo più. Mi dispiace. Riscrivilo, che ti rispondo. Perfetto, posso partire. Quindi partiamo, ragazzi. Finalmente, il team ha risolto tutti i problemi tecnici aziendali. Allora. Fatemi attivare qua, ditemi se mi vede. Innanzitutto devo fare una magia, se non sbaglio, sì. Devo fare questa magia. Questa magia, adesso mi vedrete rimpicciolito in un angolo dello schermo. Bene. Attiviamo tutto, presentiamo tutto. Ditemi se mi vedete. Ok, scrivetemi in chat, io attivo la chat da cellulare perché non ho il secondo schermo che è troppo lontano, quindi non lo posso usare. Userò per stasera il cellulare. Allora, vediamo un po'. Eccoci qui. In teoria si vede tutto. Fatemelo vedere da schermo intero. Ah, bene. Si vede tutto in teoria, forte e chiaro. Sì, esatto, sì, mi vedete. Qui c'è la chat della live che la tengo aperta, che non si sa mai nella vita che sorgano problemi. Detto questo, iniziamo. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti, benvenuti, veramente siamo in numerosi oggi, siamo veramente in tanti, mi fa piacere. Quindi innanzitutto ringrazio per esservi ritagliati questa parte di tempo per voi stessi, ok? Perché alla fine è una live di valore gratuito e mi congratulo per il fatto che per l'appunto tra Netflix o una serata a bersi una birra con l'amico avete preferito formarvi, ok? Quindi mi fa veramente piacere. Innanzitutto, perché siamo qui? Siamo qui perché molto probabilmente tu, che mi stai guardando, vorresti guadagnare di più, ok? E non c'è niente di male, non c'è niente di male, ma ad oggi, molto probabilmente, se mi stai guardando ancora, non ci riesci, o sei uno dei nostri studenti all'interno della community che ha già fatto partire un e-commerce, una delle due persone. Se sei una persona che ancora ad oggi non riesce a ottenere risultati, stai tranquillo, non è colpa tua, spesso e volentieri non dipende da te, ok? È normalissimo, ci sono passato anche io, ok? Io fai conto che vengo da una famiglia di dipendenti, ho dovuto lavorare per mettere da parte la mia prima somma che poi mi ha permesso di fare quello che poi sono diventato. E quindi ti posso dire che non è colpa tua. Per il 50%, l'altro 50% però naturalmente dipende da come reagisci. E in queste 2 giornate capirai come riuscirci, come riuscire a reagire alla tua situazione attuale a livello economico. Ma prima di andare avanti, chiariamo una cosa. Chi sono io? Tutto ebbe inizio quando avevo 17 anni. Questo sono io, ragazzi, ok? Sono io da qualche anno fa, qualche annetto fa, si parla ormai di praticamente 5 anni fa, va bene? Io adesso ho 22 anni compiuti da pochissimo. E questo ero io 5 anni fa, insomma, un ragazzino, ok? Cosa che mi definisco tuttora, però naturalmente gli anni passano. Dopo mesi di lavoro, ok, quindi fai conto quando stavo nella soglia di tra il 17 e il 18, stavo andando verso i 18, dopo mesi di lavoro sono riuscito a racimolare una bella somma, ok, perché facevo un po' il cameriere qui e là, ho lavorato per una settimana in un call center, insomma, ho fatto un po' di peripezie. Dopo un po' di tempo sono riuscito a racimolare una bella somma, che all'inizio pensavo fosse una bella somma, poi diciamo, insomma, era una bella somma all'epoca, ma non sapevo dove allocarla. Così ho iniziato a cercare ovunque come poter guadagnare online. Perché online? Perché pensavo fosse il futuro. Da giovane che ero pensavo fosse il futuro. E così poi è stato. Ho provato tutte le attività online possibili e immaginabili, ma niente è decollato come volevo. Fino a quando però è arrivata la svolta. È arrivato il momento in cui finalmente ho capito che la mia vita stava cambiando. Mi sono approcciato al mondo
dell'e-commerce. Potresti rimanere scioccato, ma passai, e ve lo giuro, passai i mesi precedenti a cercare un metodo con cui poter guadagnare qualche soldo in più. Ho provato di tutto, ragazzi, prima di iniziare a fare e-commerce, veramente di tutto. Decisi così di fare alla fine un tentativo proprio con la vendita di prodotti online, quindi per l'appunto l'e-commerce. Da qui ebbe inizio tutto. Sinceramente, a quei tempi c'erano poche informazioni e di bassa, se non, per non dire scarsa qualità. Tuttavia, fu proprio l'inizio della mia grande scalata. Infatti, decisi di formarmi seriamente e trovai il mio mentore, colui che non vendeva corsi, ok? Era un ragazzino, diciamo un ragazzino, un ragazzo di 25 anni, normalissimo, che aveva un profilo Instagram, sì e no, ok? Però macinava numeri veramente pazzeschi, almeno così pensavo all'inizio, in quel periodo, pazzeschi con i suoi negozi online. Poi, naturalmente, col tempo, l'allievo, come si dice, supera il maestro. Scusatemi se mi interrompo, sto controllando che tutto funzioni. Sì, sta funzionando tutto perfettamente. Ok, detto questo, ho studiato intensamente da lui, acquisendo ogni singola strategia e per lunghi mesi mi sono messo a testare e ritestare e ritestare ogni singolo passaggio, fin quando il 3 settembre del 2020, lo testimonia questo screenshot che potete vedere qua a fianco alle scritte, nel 2020, il 3 settembre, dopo tanti sforzi e sacrifici, ho ottenuto i primi profitti. Ti sto parlando di questi 208 euro generati in un singolo giorno. Vi assicuro, mi vengono ancora i brividi, c'ho adesso la pelle d'oca a ripensarci, una sensazione veramente indimenticabile. Quel 3 settembre del 2020 capii che la mia vita, la mia situazione economica stava cambiando. Da quell'esatto istante è partita la mia scalata. Dalla mia cameretta di periferia mi sono trasferito dopo pochi mesi a Dubai, coronando il sogno che da tempo mi tormentava. Ho iniziato a guadagnare interi, se non di più, stipendi annuali nel giro di qualche mese. Sono passato nel giro di 90 giorni da non riuscire a mandare a profitto un e-commerce a generare quei 200 euro in un singolo giorno, a riuscire ad arrivare a persino picchi da 1.500-2.000 euro al giorno. Il tutto perché ero riuscito a comprendere quelle strategie necessarie a portare un semplice negozio online a realizzare profitti mostruosi. Ad oggi ho un team di oltre 28 professionisti e insieme abbiamo creato la Sartori Academy. Ho riunito i più grandi esperti di e-commerce con l'obiettivo di offrire a chi lo desidera una strada in discesa per poter cambiare la propria vita. Potrei dire che stava accadendo quello che ho sempre sognato. L'e-commerce mi ha permesso di cambiare totalmente la mia vita. In modo del tutto trasparente, ho iniziato a postare i miei risultati più di 3 anni fa, ok? Quindi qua potete vedere a testimonianza alcuni degli screenshot. Scusate che tolgo il suono, che se no sento le notifiche di WhatsApp. E come potete vedere qua ci sono screenshot di i miei primi risultati, ormai si sta parlando di veramente tanto tempo fa, ok? Gabri, come se ve lo stesse chiedendo, era il mio iniziale nome del profilo prima di Gabri Sartori, quando ebbi l'idea di iniziare a postare i miei risultati per farli vedere a persone, perché a me serviva gente che poi poteva entrare nel mio team. E da lì ho iniziato a insegnare perché all'inizio mi servivano persone da far entrare nel mio team, perché non c'era gente che sapeva fare questo mestiere. Da lì in poi ho capito che potevo creare per l'appunto un'accademia, la fondai, mesi queste persone all'interno del mio team e ho creato un metodo che ho avuto il piacere di insegnarlo a centinaia di persone, proprio come te. Qua ci sono alcune testimonianze, abbiamo per esempio Francesco Leucci, un operaio che è riuscito a generare più di 1.750 euro a settimana, piuttosto che Luca, piuttosto che la mamma Valentina, piuttosto che piuttosto che Canelli, che ha generato 450 euro al giorno tramite il Sartori Sales System, piuttosto che Matteo Gassighi, Gianluca Puccio, che era un pizzaiolo, che è riuscito da zero a passare a generare 500 euro al giorno, eccetera, eccetera. Insomma, siamo pieni, come ad esempio Sara Postolidis, Alessandro Ruzzino, Camilla Sicker, tutti che generano 3.000 euro a settimana, 5.000 euro al mese, 5.200 euro al mese, Luca Baretta, 3.000 euro al mese. Tutte queste persone sono partite totalmente da zero, persone normalissime, comuni, che avevano un lavoro totalmente normale. Si sono messe lì e con 2-3 ore al giorno di tempo hanno creato una seconda entrata online.
partendo da zero. Zero dimestichezza, zero conoscenza, zero esperienza. Non sapevano utilizzare un PC alcuni di loro. Tutti, se non il 98% delle persone, il 99% delle persone erano completamente neofite del settore e sono riusciti a generarsi i risultati che avete visto. Da 3 anni e mezzo a questa parte la nostra accademia sforna risultati giornalieri che potete vedere nella nostra in evidenza con nome, cognome, tag dei profili, risultati nel nostro canale YouTube con video interviste, siamo pieni di risultati che potete andare a controllare. Proprio grazie a questo metodo rivoluzionario, come potete vedere qua, altri screenshot, abbiamo Lorenzo Luciani, abbiamo Alberto Raino, che è stato anche ospite in una delle nostre live nelle ultime settimane, eccetera, eccetera. Ragazzi che ottengono risultati. Per questi stessi risultati siamo stati intervistati dalle maggiori testate giornalistiche, tra cui Forbes Australia, L'Inserto, Affari Italiani, Lifestyle Blog, TGCom24, Il Libero, Il Tempo, insomma, veramente tante testate. Tutto questo mi ha portato a generare numeri pazzeschi sui social. Qua è uno screenshot del mio profilo Instagram, 102.000 follower, già ormai siamo a 108.000, insomma, cresciamo veramente tanto. E facciamo numeri pazzeschi proprio per il passaparola enorme che abbiamo tra i nostri studenti e la nostra community. Ora, comprendiamo uno step fondamentale. Ma prima di andare avanti, ti invito a rimanere fino alla fine. Perché domani sera, alle ore 21 italiane, si estrae. Esatto, ragazzi, domani sera, alle ore 21 italiane, si estrae. Donerò un mio store, quindi un mio negozio online profittevole, attivo, dal valore di oltre 10.000 euro a uno di voi. Più, attenzione, attenzione ragazzi, mettete focus, un altro regalo imperdibile che scoprirai alla fine di questa live. Quindi rimani fino alla fine di questa live se vuoi sapere che cosa donerò oltre a questo incredibile negozio dal valore di oltre 10.000 euro attivo. Solo chi rimarrà fino alla fine potrà partecipare all'estrazione. Ma torniamo a noi. L'e-commerce è veramente il miglior business del 2024? Si starà chiedendo qualcuno. Sembrerà una risposta banale, ma sì, sì, è il miglior business del 2024. Lo testimoniano tutti i casi di successo che abbiamo avuto, lo testimonia la crescita del settore dell'e-commerce negli ultimi anni e la proiezione della crescita del settore nei prossimi 10-15 anni. Sì, ormai tutti i negozi fisici si stanno spostando verso l'online. Il processo è verso l'online, non verso l'offline, non viceversa. E tutto va verso la vendita online. Perché? Perché è molto più profittevole, conviene molto di più, hai molti meno rischi rispetto ad aprire un'attività normale. Proprio perché ad oggi l'e-commerce è il metodo migliore per guadagnare partendo da zero. Zero significa neofita, senza esperienza quindi, e senza anche dimestichezza. Vi confido adesso i quattro pilastri che rendono questo business il migliore e il più proficuo. Innanzitutto, i guadagni sono slegati dal proprio tempo. Qual è il problema di lavorare come dipendente? Qual è il problema di lavorare anche come libero professionista quando hai un negozio offline? Che spesso e volentieri i tuoi guadagni non sono slegati dal tuo tempo. Tu non guadagni mentre dormi, non guadagni perché al tuo posto c'è, tra virgolette, una macchina che lavora al posto tuo. Nell'e-commerce sì. Secondo, crescita costante del settore. Come avevo accennato prima, dai un occhio a questi dati, come potete vedere, negli ultimi 10 anni l'e-commerce è cresciuto in maniera esponenziale. Potete vederlo dai dati attuali, non mi sto inventando niente, chiudete pure questa live se volete, scrivete su Google crescita e-commerce negli ultimi anni. Andate a vedervi anche le proiezioni dei prossimi 15 anni, perché potrete vedere come la crescita sarà ancora più esplosiva nei prossimi 15 anni a venire. 3. Facilmente scalabile in breve tempo. Cosa si intende facilmente scalabile in breve tempo? Nel senso che una volta che online, quando apri un business online, le cose possono crescere molto più velocemente di quando si fanno le cose con i veicoli tradizionali. In che senso? Quando hai un negozio normale, sotto casa ad esempio, che vende scarpe, per fare marketing, per portare traffico al tuo negozio, dovrai fare ad esempio opere di volantinaggio, opere sui cartelloni pubblicitari, e tutta quella roba lì è lenta, ok? Per
Prima che, quante volte vi succede che prima che un negozio diventi forte, famoso, tu possa aprire franchising, fare più soldi, ancora più soldi, eccetera, quanto tempo passa prima di riuscire per l'appunto a creare un McDonald's, una nuova McDonald's? Ok, un qualcosa che possa farti guadagnare veramente tanti, tanti più soldi, quindi scalare nel breve tempo e farti guadagnare di più. Ci impieghi tantissimo con i vettori tradizionali. Online le cose non sono così, basta schiacciare un pulsante, se stai spendendo 10 lo alzi a 20, fai il doppio dei fatturati in ritorno. 4. Automatizzato tramite l'impiego dell'AI. Sembrerà una stupidata, ma per l'appunto l'intelligenza artificiale è un qualcosa che fa sì che molte cose che normalmente una persona normale come un commesso fanno all'interno di un negozio piuttosto che fanno cose che una volta venivano fatte da un direttore marketing, adesso le fanno dei semplici programmi online, ok? E questo fa sì che tu possa semplificarti molto di più il lavoro e pagare molto di meno potenziale team che potrai avere in futuro, se non neanche avere un team, cosa che il 99% delle persone che lavorano con noi per l'appunto fanno. Ma questo non è tutto. Se pensi che vendere qualche prodottino sia la soluzione, sei fuori strada, completamente fuori strada. In che senso? Dopo anni di esperienza sulla mia pelle ho sviluppato un metodo unico. Ho sviluppato un metodo unico, ovvero... Beh, non posso dirti certo tutto subito, ok? Non posso dirti tutto subito, ne parleremo domani, ok? Più nel dettaglio. Non posso andarvi a svelare tutto oggi, ragazzi, e dai. Parto però facendoti un regalino. Stasera, infatti, ti svelo una parte della mia esperienza. Andrò a svelarti una parte della mia esperienza. Esatto. Credimi, ci sono migliaia di prodotti pronti ad essere venduti online. Ok, questi sono ad esempio alcuni dei prodotti, semplici prodotti che sono andato a vendere online. In mezzo avete una borsetta per donna, piuttosto che a sinistra potete vedere delle scarpe da ginnastica molto semplici che sono, per la postura e per, diciamo, posture improvement, quindi per il miglioramento della postura, eccetera. A destra potete vedere una specie di lampada che tramite un'applicazione da iPhone o da cellulare cambia il colore. Okay, quindi sono semplici prodotti che io sono andato tutti e tre a vendere online. Ma c'è una pillola che nessuno ha ancora svelato. Una piccola accortezza che svolta totalmente se applicata il tuo business. Sto parlando del code. Del cosiddetto cash on delivery, il pagamento alla consegna, per chi non sa l'inglese. Cosa si intende per pagamento alla consegna? Il pagamento alla consegna è la vendita tramite il cash, quindi per l'appunto i contanti. Cosa si intende? Normalmente online si compra con carta, con PayPal, con American Express, insomma, si compra online e poi si riceve la merce. Dopo che hai però appunto pagato, devi aspettare per ricevere la merce. Col pagamento alla consegna non è così. Col pagamento alla consegna puoi vendere mandando il prodotto alla persona, spedendo il prodotto e solo dopo che il prodotto è arrivato a casa del cliente, il cliente ti paga in contanti alla spedizione, alla persona che ha spedito il prodotto. Questo cosa comporta? Questo fa sì che si azzerano tutti i problemi di magari una persona in Italia non ha il conto corrente, purtroppo ci sono. Piuttosto che magari una persona non ha la carta carica, magari una persona non si fida, che spesso e volentieri online purtroppo c'è tanta gente in Italia che ancora non si fida di comprare online. Grazie al cash on delivery tu triplichi, non sto scherzando, triplichi i tuoi incassi, i tuoi fatturati online, perché per l'appunto vai ad eliminare tutte queste barriere che normalmente ci possono essere all'interno di un e-commerce. Per l'appunto quindi tu puoi andare a vendere i prodotti senza che la persona necessiti per l'appunto di avere i soldi in carta. Può anche pagarti in contanti. E questo sembra una banalità, ma svolta completamente il tuo e-commerce, facendoti guadagnare molto di più e triplicando per l'appunto in media i fatturati. Come applicarla al nostro business? Allora, innanzitutto è una cosa che è molto semplice da applicare, nel senso che non necessita di strane applicazioni, strane
strani plugin da mettere nel negozio, cose strane. No, è molto molto semplice. Se sei all'interno della community, lo sai già, ok, c'è un coach che ti può aiutare a strutturare il tutto. Ci impieghi 5 minuti a poterlo attivare. E in più è anche semplice dal punto di vista logistico, perché per l'appunto basta che ci sono tutti gli spedizionieri ormai che fanno cash on delivery. Questo fa sì che sia la tua svolta del 2024, perché per l'appunto fa sì che tu possa andare a triplicare i tuoi guadagni mensili. Quindi, se ti dicessi che domani hai la possibilità di vincere uno store profittevole, esatto, un negozio che già funziona e che ogni volta che spendi soldi ti restituisce il triplo, il quadruplo, il quintuplo di quelli che metti. Vuoi sapere anche il regalo segreto che però donerò domani oltre allo store? Ragazzi, regalerò un percorso di affiancamento a vita, un percorso di affiancamento, ripeto, a vita con il mio team. A vita. Verrai seguito per sempre dal mio team, non verrai mai abbandonato e verrà regalato questo percorso completo insieme al negozio profittevole che già funziona con un prodotto già convalidato all'interno. Tutto questo in maniera completamente gratuita. Significa che il vincitore non avrà solamente un negozio già bello che è avviato e profittevole, ma avrà anche la garanzia che il mio team lo seguirà a vita per aiutarlo a raggiungere i propri obiettivi economici. Infatti, il fortunato avrà accesso al Sartori Selling System, un percorso che normalmente varia dai 1.000 ai 4.000 euro in maniera totalmente gratuita. Ma attenzione, perché le sorprese non sono ancora finite. Infatti, penso sempre a tutto e a tutti. So bene che il vincitore sarà uno e uno solo, ok? E ormai fatemi dare un check, diciamo che in live siamo in parecchi, immagino, fatemi vedere. Esattamente, siamo in 140. So bene che il vincitore sarà uno e uno solo domani e che quindi lascerò 139 persone potenzialmente a bocca asciutta. Per questo ho deciso che domani non ci sarà solo quel regalo, ma ci sarà un secondo regalo disponibile però a tutti. Non solo a una persona, ma a tutti. Tutti quelli che non riceveranno il primo regalo riceveranno però il secondo regalo, solo però ed esclusivamente se sono in live. Quindi solo chi entrerà in live domani verrà a scoprire che regalo è e soprattutto potrà usufruirne. La bomba è sganciata, ragazzi. La bomba è sganciata. Domani vuoto tutto il sacco. Ti aspetto quindi domani, ore 21. Italiane. Ripeto, domani ore 21 italiane andrò a regalare completamente, quindi si parla di 0 euro, ragazzi. Quando dico gratis si intende 0 euro, non ci sono trucchetti, ok? Regaliamo, va bene, letteralmente il nostro percorso di affiancamento a vita in cui io continuerò a pagare il mio team a vita per seguirti, più un nostro negozio, un nostro e-commerce che già funziona e che ogni volta che gli metti tot soldi all'interno, per esempio 1 euro, te ne restituisce 4, 5, 6 volte tanto. In maniera completamente gratuita, ma non solo. Perché una persona riceverà quello, ma ci sarà anche un secondo regalo per tutti gli altri. E domani, se sarai in live, potrai usufruirne. Quindi, ripeto, la bomba è sganciata, domani vuoterò tutto il sacco, ti aspetto domani, ore 21 italiane. In live, quindi lunedì, domani, ore 21 italiane, se vuoi accaparrarti uno dei due regali. Mi raccomando, solo le persone che entreranno in live e saranno in live fino alla fine potranno prendersi il primo e il secondo regalo. Spero di essere stato chiaro. Potrai ottenere non uno, ma ben due dei regali che ho preparato per te. Non puoi assolutamente mancare. Perciò organizzati, imposta ora un promemoria, fallo adesso, ok? Perché questa è un'occasione che hai una e una volta sola nella vita, ok? Questa cosa è una cosa assurda che il mio team ha voluto fare, di cui io ero diciamo, non avevo molta voglia di fare una roba del genere, non ero molto incline, ok? Però mi hanno convinto. Perciò impostati ora un promemoria perché questo treno passa una e una sola volta, è una cosa assurda e non penso che l'andremo a riproporre mai nel futuro.
Perché mancare domani, per l'appunto, significa mancare ad un'occasione che non si ripeterà. Domani, ore 21 italiane, ti aspetto. Domani, lunedì, ore 21 italiane, ti aspetto. Puoi essere uno dei vincitori del primo regalo o sicuramente, se sarai in live, sarai il vincitore del secondo regalo. Detto questo, spero di essere stato chiaro. Isabella, con la sfiga che ho non sarò mai io, anche se mi piacerebbe perché ho una figlia di 1 anno e mezzo. Isabella, non è questione di sfiga, perché se tu non riceverai il primo regalo, avrai l'opportunità di ricevere il secondo, e il secondo lo riserviamo agli altri tot persone che non hanno ricevuto il primo. Quindi un regalo, se entri domani in live, lo avrai, ok? Un po', che grazie, di nulla. Gabriele, sei grande, grazie mille. Di nulla, Irene, ci mancherebbe. Il link è lo stesso. Domani, Manuela, manderemo un altro link. Faremo comunque, manderemo un link come abbiamo fatto oggi. Quindi, nella stessa identica maniera, ti arriverà o tramite mail o ti arriverà o lo metteremo sul profilo Instagram. Quindi, comunque, io farò anche una live su Instagram per ribadire il fatto che stiamo per entrare in live, va bene? Quindi domani entrerà nella stessa identica modalità con cui si è entrata oggi. Opportunità incredibile, grazie, di nulla Marco. No, ci tengo, ci tengo. Ragazzi, vi ripeto, questo treno passa una e una sola volta nella vita. Non penso che andremo a ripetere una roba del genere mai più. Quindi mi raccomando, domani lunedì, ore 21 italiane. Vi aspetto, ragazzi. Gabriele, grazie. Sempre via Instagram. Sì, Manuela, entrerai. Se sei entrata da Instagram, puoi entrare da Instagram senza problemi. Ok, va bene, va bene, va bene. Va bene, ragazzi. Allora, Gabriele, sei il numero uno. Mi fa piacere che lo pensi. Quindi, ragazzi, vediamo un po' se ci sono qualche altra domandina. Io vi do un'ultima. Ripeto un'altra volta così siamo chiari, impostati oggi un promemoria adesso, ok, finita questa live, perché domani alle ore 21 italiane per l'appunto ci saranno due regali. Il primo lo riceverà una sola persona ed è un negozio e-commerce già attivo e profittevole, più un affiancamento a vita con il mio team. Tutto in maniera completamente gratuita. Il secondo regalo lo andremo a svelare domani in live per chi sarà in live. E questo regalo però lo avranno tutti. Tutti potranno ricevere questo regalo. Proprio perché mi va di non lasciare nessuno senza qualcosa in mano. Bel regalo da Fede, bravo Gabri, grazie, ma di nulla. Di nulla, ci mancherebbe, ragazzi. Detto questo, ragazzi, io se è tutto chiaro, vi saluto, vi aspetto domani alle ore 21 perché ci saranno delle belle. Ce ne saranno da vedere delle belle. Detto questo, ciao ragazzi, buona serata a tutti, ok? Io adesso qua vi chiudo, anzi, meglio se faccio una roba del genere, ok? Così vi saluto un po' meglio, va bene? Faccio la magia. Ok, penso di essere corretto. È corretto? Sì. Oddio, forse sono un po'. Ah no, giusto. Ok. Perfetto, ragazzi, ripeto, domani ore 21 italiane, vi aspetto, due regali, uno per una sola persona, tutto, il secondo per tutti. Quindi, solo però per le persone che saranno in live. Detto questo, vi saluto, ciao ragazzi, buona domenica, buona serata a tutti, buon lucro a tutte le persone della comunità.